Mister, un primo tempo ben giocato, poi forse la stanchezza ha permesso al Gravina di uscire nella ripresa, un pareggio sostanzialmente giusto. Sì, alla fine per quello che si è visto, soprattutto alla fine dei 95 minuti, sì. Penso che nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio e l'unica cosa che abbiamo sbagliato forse un po' la mira nell'ultimo, nella conclusione, perché alla fine abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol e non siamo stati bravi a sbloccarla. Penso che se l'avessimo sbloccata il primo tempo, il secondo tempo saremmo riusciti anche a gestirla meglio. Ma invece il secondo tempo poi non abbiamo avuto l'approccio giusto, abbiamo sbagliato qualcosina nei primi 10 minuti e poi niente, la partita è cambiata un po' e col gol nuovamente su palla inattiva ci ha messo un po' di difficoltà, ma poi la squadra ha reagito e siamo riusciti anche a pareggiarlo. Mister, ci aveva creduto alla fine di portare via i 3 punti dal Curlo? Assolutamente, anche tanto. Purtroppo alla fine siamo stati puniti da questo rigore non so quanto veritiero, però dobbiamo accettare il verdetto del campo e bisogna ripartire l'anno nuovo nei migliori dei modi come abbiamo chiuso. Un Gravina in forte crescita, ha sprecato qualche occasione ma ha anche sofferto, diciamo, il Fasano, soprattutto nel primo tempo. Sì, diciamo che abbiamo subito un attimino il Fasano, specialmente nel primo tempo. Ho passato questo momento, il primo quarto d'ora, poi abbiamo iniziato a giocare. Abbiamo creato nell'arco dell'intera partita 5-6 palle gol nitide, però non siamo stati cattivi nel concretizzarle. Purtroppo è andata così, bisogna accettare il verdetto del campo.